Primi 3 punti in Casa Villa 2015, 2 gol capolavoro di Dincecco consegnano a Vitaleco la vittoria ai danni di uno spoltore incerottato e spento. Venendo al match, Vitale squalificato siede in tribuna con tacchi, piccozzi e Dincecco davanti, spoltore che risponde con Selvallegra, Petito e Colasante. Al primo vero affondo, Dincecco avanza sui 35 metri, alza lo sguardo e con una parabola terribile batte Palena, fa 1-0. I biancorossi hanno una nuova occasione, punizione di Dipenti, ma Palena ribatte in qualche modo, poi è Miocchi al centro dell'area a chiamare all'intervento risolutivo Capitan di Camillo sulla linea. Lo spoltore protesta per questo contatto in aria tra Dipentima e Connestari, assolutamente nulla di regolare. Poi ancora Dincecco si scatena sulla destra, diversi dribbling interessanti e sinistro sotto la traversa a confermare l'ottimo stato di forma dell'ex Delfino Guri Pescara ed è 0-2. Gli ospiti rispondono con la punizione di Di Renzo, ribattuta con i pugni da falso, poi con il destro di Sborgia, che sfila al lato della porta, difesa dall'estremo locale, con le immagini di Simone Luciani nella ripresa. Subito Colecchia, occasionissima, con il pallone che finisce fuori di pochissimo. Al 10° e al 25°, prima con un tiro da 45 metri e poi con un destro terrificante dai 25 di Giovanni, testa gli ottimi riflessi di Palena, che risponde ottimamente in entrambe le occasioni. Nel mezzo al 20°, punizione di Petito, out. Gli azzurrana ci provano fino alla fine con azioni abbastanza confuse e non riescono dunque a graffiare dalle parti di falso. Dopo 4 minuti di recupero termina dunque così 3 punti e felicità ritrovata in Casa Villa, spoltore senza mordente. Villa 2015, spoltore 2-0. L'emozione dei gol è sicuramente secondaria ai 3 punti, li meritavamo da tanto tempo. Sapevamo che era una stagione difficile per noi, però non così complicata sotto parecchi punti di vista, però non abbiamo mai mollato e l'abbiamo dimostrato domenica dopo domenica contro qualsiasi squadra, che comunque il Villa, nonostante una squadra di ragazzi, nonostante una squadra che si è formata all'ultimo, se la può giocare. E questo campionato di eccellenza ce lo stiamo sudando veramente e lo continuerà a fare domenica dopo domenica, quindi è una vittoria importante che va per la squadra, per lo staff e per la società, e continueremo a lottare domenica dopo domenica per rimanere in questo campionato. Ma bisogna fare i complimenti alla squadra avversaria, che sarà più forte di noi oggi, ha dimostrato. E noi avevamo tante assenze che ci hanno un pochettino condizionato anche nel sistema di gioco iniziale. E chiaramente poi hanno trovato questi 2 gol all'inizio, si sono difesi bene, noi non siamo riusciti a creare grandissime occasioni da gol, a parte un paio nel secondo tempo, che ci permettevano magari di credere nella rimonta. È andata così, ovviamente pensiamo già a mercoledì prossimo, abbiamo un'altra partita difficile. Partita difficile appunto mercoledì, con quale spirito arrivate a questa gara? Beh, sicuramente diversa rispetto a quella di oggi. Non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto l'approccio non mi è piaciuto, e soprattutto la fame della squadra avversaria, del Villa, che ha messo le proprie armi per vincere questa partita. Noi sapevamo che loro sono sempre una squadra che ha sempre giocato bene e che ha sempre creato i presupposti per vincere le partite. Magari quella fortuna che non hanno trovato in tante partite l'hanno trovata oggi, ma ripeto, bravi loro e mea culpa nostra.